buongiorno, sono Francesco Facchinetti. Grazie mille di avermi permesso di essere qui a X Lector. Io avrei scritto un libro, questo, Quello che non ti aspetti. Qual è il tuo scopo? Non ho mai letto un libro in vita mia, allora ho pensato se ne scrivo uno poi forse lo rileggo. Voi non avete mai letto un libro? Simona, hai letto un libro o no? Assolutamente no. Fabio Volo, Simona Ventura, Bruno Vespa, ma a Mondadori fanno fare libri a chi non li ha mai letti? Vi faccio una domanda io adesso, sinceri mi raccomando, siete mai entrati in una libreria? Sì, sì. No, togliete le volte che siete entrati per sbaglio. Bene, adesso vi do una ragione per farlo. Per esempio, voi non avete mai letto un libro che inizia con questa frase, nel mezzo del cammin di nostra vita? No. Ok, ho capito. Invece lo leggereste un libro che inizia con questa frase. Pronti? Ho fatto di tutto per non nascere il giorno della festa dei lavoratori. Allora, se volete continuo, sono solamente... forse 94, 100, 150, sì, sono un po' di pagine. Starei ad ascoltarti per ore. Cioè, qualsiasi cosa, voglio dire, ho ascoltato nella vita. Però questo testo è uno dei testi più... No, brutto, cioè, non voglio dare giudizi così avventati, però... Ascolta, però, volevo dirvi una cosa. Voi immaginate un punk con la cresta che va in una scuola di comunione e liberazione, fa il catechista... Poi va ai concerti al laboratorio anarchico e subito dopo si trova da Fratelettore nei sotterranei della stazione centrale. Da ragazzino ne ho viste veramente di tutti i colori, ho imparato a vivere in mezzo ai condannati, ai primi contagi di AIDS, in mezzo ai barboni, ho imparato a vivere in mezzo agli ultimi, così li chiamava Fratelettore. Tutto questo mondo molto pesante mi ha dato poi la forza di dipingere un mondo sicuramente più leggero, però energetico, vivo, pieno di positività. Mi sono ritrovato poi dopo 18 anni a cercare di trasmettere il più possibile positività in tutto e per tutto. Questo perché credo che la vita sia una scelta, devi scegliere da che parte stare. Io ho scelto di stare sicuramente dalla parte più colorata, più profumata e più viva. Molto pesante. Una tristezza mortale che non si ammazza per la tristezza. No, Mara, non piangere. Guarda che si ride un casino nel libro, ci sono una serie di battute. Avete presente un romanzo che vi faccia piangere, ridere, divertire e pensare? Sì. Quello che non ti aspetti sono io. No, non dirmi che vi aspettavate che io facessi un libro. No. Qualche perplessità me la lasci, voglio dire. Rispondetemi sinceramente, cosa ne pensate di uno che mi ha dato fiducia e addirittura mi ha fatto scrivere un libro? Cerchiamo di fargli avere un posto alle poste. Esatto. Grazie agli amici della Sperling, ci vediamo alle poste. Voi siete i miei profeti e io il vostro discepolo. Da soli non si va da nessuna parte, quindi ho bisogno di voi. Ditemi dove devo andare a fare promozione e io ci vado. Vado anche porta a porta, non il programma però. Cancellate tutto, dai, cancellate tutto, fate finta di niente. Ciao, ciao!